Sarai Teens Digital Radio. Eccoci tornati dopo Nec e Laura con altri due ospiti, Alessia e Chiara. Ciao ragazzi. Ciao. Anche voi siete qua in qualità di giurati, no? E sentite, noi non so se sapete che avevamo lanciato una tematica del giorno, che era un po' l'uso dei social network, una tematica un po' tecnologica. Diciamo, ho chiesto di commentare sulla nostra pagina Facebook, che ricordiamo Garante Infanzia e Adolescenza, dove potete commentare la tematica, ma potete anche seguire la nostra radio in streaming su sarai.garanteinfanzia.org, www.garanteinfanzia.org, e potete anche scaricare le applicazioni su Android e Apple. Giusto Carlo? Certamente. Allora, stavamo affrontando, come dicevo, questa tematica, quindi volevamo anche sapere un po' un vostro parere. Ad esempio, ci scrive Cecilia che i comportamenti da evitare su Facebook credo siano seguire mode e a volte anche pericolose, conoscere persone nuove su un social che non permette di conoscerle per davvero e pubblicare foto o video intimi della propria vita che in realtà potrebbero benissimo rimanere privati. Voi che cosa ne pensate di questo? Beh, dipende, cioè io uso parecchi social. Per esempio, il mio primo anno di Giffoni, le prime persone che ho conosciuto, che sono ancora miei amici, li ho conosciuti grazie ai social. Quindi se tu per esempio vai in un posto dove non conosci nessuno e sai che incontrerai delle persone, perché non iniziare a conoscerle attraverso dei social? Poi ovviamente io ho 17 anni, se mi scrive uno di 50 magari qualche ci penso domanda, anche, domanda, no? Che domanda te la fai? Sì. E poi sì, assolutamente non bisogna pubblicare tutto della propria vita privata, però non so, io ad esempio a me piace recitare, quindi io pubblico a volte i miei video dove scrivo qualcosa, recito, può anche essere un'opportunità, perché no? Perché no? Stessa cosa ci scrive anche Davide. Alessia, quindi secondo te quali sono i comportamenti da evitare sui social? Sì, allora, anche secondo me i comportamenti da evitare sui social sono ad esempio perdere la propria personalità, perché si tende a seguire delle mode, quindi ad esempio alcune persone tendono a fare la stessa cosa e a perdere la propria personalità, come ad esempio avere un'opinione su qualcosa che sta succedendo nel mondo e farsi trasportare dall'onda e appunto non potersi esprimere realmente, perché a volte anche si ha paura delle ripercussioni che si possono avere nei confronti degli altri, cioè sul comportamento che possono rivolgere. Chiaro, certo. E senti, mi dicevi qua dietro le quinte, prima che iniziassimo la diretta, che sei di Gioia del Colle, no? Sì, sì. Quindi un paesino della Puglia, lo ribadisco perché anche io sono pugliese, di Bari, anche Carlotta. E quindi volevamo sapere un po'. Paesino, insomma. Gioia, dai, voglio dire. Vabbè, non è un paesino. È piccolino. Però non è neanche grandissimo. No, vabbè, paese. Va bene, paese, scusate. Volevamo sapere un po' come fosse la scuola a Gioia, se insomma se la frequenti. Io veramente vado ad Acquaviva. Che quindi comunque è un paese di provincia, sì, di provincia di Bari. A Gioia del Colle. No, la mia scuola è abbastanza. Due pregi e due difetti della scuola. Cose che cambieresti, allora, invece, che cose che ti piacciono? Io vado in un liceo artistico e quindi apprezzo molto il fatto che è una scuola che comunque ti dà il modo di poterti esprimere. E appunto non riesci a perdere la personalità come accade su Facebook e nei social network, perché le persone non ti giudicano e vedono cosa sei realmente dentro, quindi hai modo di esprimerti. È un difetto è che di negativo non è, non, di non negativo ci credo non, che non ce ne sono, io non ci credo, mi dispiace, vengo da te a scuola. Però comunque una scuola che permette già ai ragazzi di potersi esprimere liberamente, poter esprimere la propria identità, è già un passo avanti. Ne vale già la pena in effetti. Allora ci vediamo l'anno prossimo. E facciamo un volo pindarico tra le tematiche. Voi non so se sapete di questa radio, questa web radio Sarai, la conoscevate, l'avevate già sentita? No, è la prima volta.
È una radio fatta da noi giovani, è una radio istituzionale, in particolar modo diciamo gestita dall'autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza, ed è una radio in fase di espansione, proprio si sta costruendo giorno dopo giorno con noi e con voi che state partecipando. Vogliamo, diciamo, l'obiettivo è comunque dare voce ai giovani e far sentire la propria voce e poter dare la possibilità di partecipare a loro. Quindi voi, diciamo, tra un po' di tempo cosa vorreste che questa radio rappresenti come ruolo? Cioè che ruolo le dareste a questa radio? Raccontare gli obiettivi di noi giovani, far sentire la nostra voce che a volte manca. E poi è bello e piacevole perché nella radio c'è la musica e l'ascoltano tutti mentre siamo in macchina, ovunque. Quindi farci sentire principalmente. Perfetto, speriamo quindi che quello che tu ritieni interessante si realizzi poi all'atto pratico. Va bene ragazze, grazie mille e fate un saluto alla nostra radio. Saluto è liberissimo. Ciao Radio Sarai. Ciao Sarai, Teens Digital Radio.